Sono a Portici, presso la libreria Vocali, anche casa editrice, con Maria Cristina Orga, per parlare del suo ultimo lavoro, della sua ultima raccolta di poesie 123, edita da Vocali. 123, iniziamo dal titolo che sicuramente è particolare. Cristina, a te. 123. 123 va letto come insieme, 123, che già di per sé suona bene perché la poesia comunque è musica, quindi qualcosa si chiama 123 è l'avvio di una specie di sinfonia, 123, quindi venitemi appresso a vedere che cos'è. 123 è il numero delle poesie contenute in questo libro. Se volete ve lo faccio anche vedere, questa cosa qua Assolutamente sì. è molto essenziale. Non ha fronzoli, è fatto di parole, perché i libri sono fatti di parole, quindi nessuna immagine a sostegno, e questa è una scelta importante, voluta e dirimente addirittura. Poi 123 va letto come 1, 2, 3, che non sono soltanto i primi tre numeri in sequenza che si imparano a contare sulla punta delle dita, ma sono quasi l'inizio, se si salva lo 0, 1 che li precede, della sequenza di Fibonacci. Chi era Fibonacci? Fibonacci era un matematico del XIII secolo. Premetto che io di matematica non capisco nulla, un accidente, niente affatto, però i numeri mi piacciono molto, mi intrigano perché mi intriga la numerologia, ecco, non la matematica in quanto pensiero razionale e raziocinante, anche perché il pensiero razionale sviluppa e moltiplica i radicali liberi, quindi porta all'invecchiamento precoce. Io preferisco il pensiero magico. E i numeri sono magici, sono sempre stati, la Cabala è basata sempre sui numeri, quindi non solo sono magici, ma sono sacri, sono mistici i numeri. E le parole sono un numero, e i numeri alla fine sono parole perché noi diamo loro una voce, uno, due, tre, li chiamiamo, quindi non sono soltanto un segno grafico o una quantità, ma sono anche un'evocazione di qualcosa. Abbiamo una data di nascita, abbiamo un numero che ci accompagna, abbiamo dei momenti della vita che sono scanditi da quell'ora, quella data, e che porteremo con noi per sempre. Quando ce li cantiamo in testa, ecco, diventano la nostra musica e quindi diventano noi. Quindi io vivo questo 123 in questo modo magico. Tornando a Fibonacci, matematico del XIII secolo, la sua storia è particolarmente singolare. Perché in quel periodo Federico II, l'imperatore al quale dobbiamo tantissimo, soprattutto la sua gioia della conoscenza, e quindi lui ha portato la cultura in un momento in cui, soprattutto nel meridione d'Italia, fra i tanti arrembaggi, ecco, c'era una gran confusione. E lui invece è stato un faro, tant'è che gli dobbiamo anche il nome della nostra università e l'esistenza stessa dell'Università di Napoli, e voleva capire, comprendere quale fosse la regola matematica alla base della perfezione e quindi della bellezza assoluta, intesa sia come proporzione giusta, che è il canone greco della bellezza classica, e sia come regola che armonizza e giustifica l'esistenza dell'universo, e che quindi dispone i petali all'interno di un fiore, dispone i frattali di un cavolo di Bruxelles, dispone le stelle nelle galassie, dispone le foglie su un ramo, le spirali di una conchiglia e così via. E convocò a sé i maggiori pensatori matematici dell'epoca. Nessuno riuscì a dargli una risposta, tranne questo tizio, figlio di Bonaccio. Il suo nome di battesimo non me lo ricorderò mai, ma è voluto, perché che importanza ha un nome? Una rosa, se si chiamasse in un altro modo, non sarebbe più sempre una rosa, il profumo, le spine, bla bla bla, Shakespeare, che ha rubato tantissimo. Shakespeare ha preso tutto varo varo da quello che avevano fatto già i greci, attenzione, nella loro mitologia, ma ha saputo prendere. Tornando a noi e al Fibonacci, arrivò a questa sequenza numerica. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 8, 13, ovvero la progressione si basa sulla somma di due numeri consecutivi che danno appunto come risultato il successivo. E quindi il successivo più l'immediatamente precedente dà il successivo ancora. E così si arriva fino a numeri chiaramente enormi, infiniti, e che sono alla base della rete delle galassie. Questa l'ho verificata, questa cosa qua. Quindi quando mi sono trovata di fronte al 123, contando quante poesie ci fossero nel libro, mi sono resa conto che era il numero, non era un numero. E quindi, in un anelito di, come dire, di tendenza verso qualcosa di molto migliore di me, molto più inclusivo sicuramente della mia parola,
mi è sembrato un segno e quindi me lo sono tenuto e me lo tengo, lo rivendico, ecco, un pezzettino di strada verso la bellezza. 123 ha un'introduzione molto interessante, della professoressa Basile. E a un certo punto lei fa una considerazione che io trovo molto interessante. Le parole, il linguaggio sono dei segni, ma quanto effettivamente questi rappresentano solo dei segni e non vanno oltre, non rappresentano qualcosa che sta in cielo, qualcosa che si apre a qualcosa di più grande. Tu, rispetto a questa importante affermazione, vuoi aggiungere qualcosa? Allora, io sono profondamente grata a Esther Basile, filosofa dell'Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli, saggista, a sua volta poeta, giornalista, finissima intellettuale e cultrice di grandi intellettuali. Lei è la massima espressione del pensiero femminile, e lo dico in senso alto e non in senso settario, della letteratura e della poesia e della filosofia italiana contemporanea, non soltanto napoletana. E già il fatto che abbia voluto aggiungere il suo nome, accostare il suo nome al mio, mi rende veramente grata e mi lusinga. Esther afferma che la poesia e la filosofia abbiano una matrice comune e procedano insieme, tenendosi per mano in qualche maniera. La poesia è un aspetto della filosofia, se, e la filosofia è poetica. Il segno non è altro che la nota sul pentagramma. Quella nota serve a rappresentare la musica, ma va oltre, perché dietro la nota c'è l'esecutore, no? Il maestro d'orchestra che la rende emozione. E quindi quel segno parola, quel segno lettera, quel segno grafico, poetico, è quella emozione, è quella essenza che in qualche modo ci piace pensare governa l'universo. Lei dice anche qualche altra cosa, la poesia è comunicazione. Anche questa è un'affermazione molto forte, perché spesso si è sentito dire il contrario, proprio perché la poesia forse per un po' di tempo è stata considerata qualcosa di appannaggio di pochi e comprensibile da pochi, per cui una comunicazione un po' limitata. Invece questa affermazione della professoressa Basile è ampia, cioè è pura comunicazione, comunicazione in vari ambiti sociali, personali. Anche in questo caso ti chiedo, tu vuoi aggiungere qualcosa? La poesia è assolutamente comunicazione. Io sono, guarda, combatto una mia battaglia personale contro tanti stereotipi, anche contro lo stereotipo che vuole la poesia sorella minore della letteratura è elitaria, riservata a nicchie di finissimi intellettuali che si parlano addosso. Allora, la poesia non è nata per questo. La poesia è alla radice del sentire umano, della necessità tutta umana di raccontare le storie e di conservare le memorie. Precede anche la scrittura, quindi effettivamente. Assolutamente. La poesia nasce orale, nasce raccontata, nasce dai miti greci, che nascono con l'uomo, nascono dai miti precedenti ancora la civiltà greca classica come la conosciamo noi o la civiltà achea. Sono pre-greci, affondano a Creta, nelle storie fenicie, nelle storie babilonesi, assire, persiane, egizie, e ci consegnano un patrimonio di valori, di religioso, misterioso, escatologico, ma anche antropologico, sociale, culturale, veramente, incontenibile. L'unico contenitore possibile per tutta questa grandezza è stata la poesia. E i grandi poemi epici, scritti in versi, chiamati canti, non a caso, venivano cantati, raccontati, portati Infatti. nei paesi. Di bocca in bocca, finché non si è inventata la scrittura, e finché qualcuno a cui diamo nome Omero e ci piace immaginare non cieco, perché avesse il dono, come tutti gli indovini, della divinazione, no? Gli indovini erano ciechi, Tiresia, Omero, in qualche maniera erano Aedi, e raccontavano l'invisibile all'occhio umano. Già c'è, a proposito di filosofia, no? Quindi la poesia e la filosofia vanno necessariamente a braccetto già da quei tempi. A quel punto che cosa succede? Succede che questa narrazione serviva a educare come
educere, cioè a tirar fuori l'essenza dell'uomo da tutti gli uomini, perché si educava a tutte le età. L'educazione non era paieudica, non era riservata soltanto ai paidossa, al bambino, era per tutti coloro che non potevano accedere alle fonti. E le fonti erano queste, e le fonti erano le storie degli dei, le storie degli eroi, che poi alla fine si rivelavano essere fragili, contraddittori, deboli, eppure enormi, come ciascun essere umano. E quindi questa identificazione, la poesia ha portato all'identificazione dell'uomo con Dio, e quindi questa personificazione, questo punto di contatto, questo punto di contatto e questo dialogo con l'oltre è avvenuto attraverso la poesia. Poi è stata tradita nella sua essenza, perché è diventata esercizio letterario, ma è stata ritrovata quando nei grandi poemi cavallereschi è tornata a parlare alla gente nel Medioevo, lì dove nessuno sapeva leggere, eppure attraverso i grandi poemi si è affermata la lingua italiana, la Divina Commedia. A noi sembra illeggibile la Divina Commedia, ma chiediamoci come parlavano all'epoca, quella era la loro lingua. Quindi è un po' come leggere anche Manzoni per noi, in certi tratti, molti poemi, non soltanto poemi, ma anche romanzi dell'Ottocento italiano, ci sembrano infarciti di parole che per noi sono desuete, perché noi abbiamo questa triste, oramai, siamo su questa triste, abbiamo su questa triste deriva nella quale tradiamo la lingua. La lingua ci interessa soltanto arrivare a dire quello che nel più breve tempo possibile, con il minor numero di parole possibile, che ci tange, e per tange intendo dire in quel momento ci urge, ecco. Ci siamo dimenticati che noi abbiamo, lui ha inventato le parole, non soltanto, se no gli bastavano i versi, no? Per esprimere i bisogni primari, ma per comunicare, e soprattutto per comunicare le memorie, la sua storia, i sogni, i progetti e la preghiera. Perché è importante, il senso del sacro è importante sempre, il senso del sacro è immanente all'esistenza, ma io non parlo di un sacro che sia ascrivibile a una categoria, come dire, di religione strutturata, canonizzata, ma a quel sacro che è la vita stessa, perché è quella che è sacra, no? E quindi il mistero che c'è del perché. La tua raccolta, poi parleremo nello specifico delle poesie che sono contenute in 123, mi ha fatto riflettere molto sulla poesia proprio, e anche ascoltandoti mi è venuto in mente anche di quanti nel corso della storia, partendo da molto lontano, si sono dovuti mobilitare per difenderla. Pensavo per esempio, mentre tu parlavi, a Cicerone nel Proarchia, ecco. E lì, cioè, da lì poi tanti altri, andando molto più avanti, anche il primo Leopardi affrontava l'importanza della poesia, come diciamo prima, per elevare l'uomo sopra qualcosa, anche se poi era un qualcosa di effimero che durava ben poco, perché si ritornava a quella che era la realtà. Secondo te perché nel corso della nostra storia si è sempre amata la poesia dentro di noi, in certo qual modo, però è stato necessario difenderla o giustificarne l'esistenza? Perché è ritenuta non necessaria in molti periodi, anche in questo periodo che attraversiamo. C'è qualcosa di più, come dicevo prima, urgente, e quindi si tradisce la parola, si tradisce, l'uomo tradisce se stesso, e tradisce la bellezza, tradisce il senso del tempo, tradisce il senso della sua stessa esistenza, e io non intendo sua come persona, ma sua come essere vivente, in mezzo ad altri esseri viventi che hanno pari dignità. E quindi non può che tradire la poesia va difesa, perché la poesia è un fortissimo strumento politico, di dove per politica non si intende lo schieramento partitico o un'ideologia, ma un'azione fatta nell'interesse della collettività. La poesia è collettiva, ecco perché la poesia orale, ecco perché le mie poesie sono fatte di parole piccole, di parole quotidiane, di parole in cui ci si può specchiare e che però cantano. E questo canto deve accompagnare. Se ci pensiamo, i nostri momenti più importanti, felici o tristi, sono sottolineati da canzoni, no? Sì. E le canzoni, quando sono belle,
contengono un testo, viene cantato, ma è un testo poetico. Infatti. E anche quello è poesia. E soltanto che non si hanno più gli strumenti, che siamo distratti, perché siamo superficiali, perché Siamo veloci forse, siamo, abbiamo no, bisogno ma di neanche velocità. veloci, siamo. In questo momento io mi vedo davanti agli occhi perché io sono un po' matta, ho le visioni, il video dei Pink Floyd at the Wall, esatto, è da una parte e al tempo stesso incontro luce, c'è cioè il pifferaio magico di Hamelin con tutti questi topi appresto che si buttano nel burrone. Ecco, io ci vedo un po' così. E per fortuna, L'immagine. sì, immagini, due immagini veramente tristi, però potentissime. Io penso che bisogna avere paura perché la paura salva. E quindi in questo momento bisogna avere paura di dove stiamo andando e fermarci a leggere poesia, regalarci una poesia e riscoprire che è come scattare una fotografia, ma non quelle col cellulare che ne facciamo migliaia e non le vediamo più, quelle con una bella reflex, col rullino che ci vuole il tempo, monta, smonta, piglia la luce, se lo lasci aperto si brucia, non trovi più niente. Cioè, mettiamoci la cura nelle cose, la poesia è cura E cura, sì. ed è curativa. Fa molto Assolutamente. molto bene al cuore, tra l'altro recenti studi affermano addirittura che faccia bene al cuore, che sia rilassante, un po' come la poesia è gatta, i gatti fanno bene alla salute, abbassano la pressione. Assolutamente sì, ne parlavamo prima per altre motivazioni, concordo. Torniamo a te. Come scopri di avere questa, non voglio dire passione perché non credo sia il termine esatto, questa inclinazione verso la Io ho poesia. sempre amato moltissimo le parole, mi sono nutrita di parole da bambina, leggendo un'infinità di libri, anche apparentemente inadatti alla mia età, e non mi sono mai fermato davanti a nulla. E poi mi sono fatta raccontare un sacco di storie, la mia madre mi raccontava le storie sue di quando era bambina, eccetera. E quindi questo canto della parola e la ripetizione che mi facevo raccontare. Come molti bambini si fanno a leggere le fiabe, no? Le fiabe classiche, dice, di nuovo, raccontamela di nuovo, e mi facevo raccontare le storie vere, no? E mi è rimasto dentro qualcosa. Io ho sempre pensato che nella vita avrei vissuto di parole scritte e di parole parlate. È come qualcuno che si sveglia un giorno e apre la tastiera del pianoforte, io ho studiato musica per tanti anni, pianoforte per tanti anni anche, eccetera, e però ho sempre avuto bisogno di uno spartito, con le parole non è così. Sono come una di quelli che alza il coperchio, fa ti na 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 con l'indice e poi si mette con due mani e ti crea una cosa improvvisa. E mi sento così, mi sento un po' posseduta dalle parole che mi vengono. Io scrivo anche prosa e mi sento dire che la mia prosa è poetica. E boh, è così, accade. Cosa molto importante dal mio punto di vista è l'associazione che tu fai tra la poesia, quindi la parola scritta, ma al contempo recitata. Perché le prime volte, o meglio, la prima volta che ti ho ascoltato, effettivamente tu recitavi le tue poesie. Quanto è importante, oppure cambia qualcosa? Leggere una poesia nella propria mente o ascoltarla o leggerla ad alta voce. Credo che la voce nella poesia forse sia molto più importante che nella lettura di un libro. La voce nella poesia è assolutamente indispensabile. La poesia va letta ad alta voce. Allora, dico una cosa impopolare. Ci sono molti autori che quando leggono le loro cose, che siano prosa o poesia, fanno torto alla parola scritta, perché non hanno un'educazione alla voce, non hanno, no, no, non gli piace. Ecco, io dicevo, ho coltivato la parola. A me piace parlare, ma non mi piace parlare come esigenza logorroica, che devo dire, forse mi piace accarezzare e la voce può essere una carezza. Mi piace accarezzare le parole e sentirle, perché loro è come davanti a uno specchio, ma uno specchio no, quei quasi che si chiama squash, che tu giochi e ti ritorna la palla, così, e loro mi accarezzano e mi fanno star bene. E quindi io cerco di trattarle bene. E mi è sempre piaciuto, sicuramente anche la parola parlata mi è sempre molto piaciuta, mi è sempre piaciuto recitare il teatro, io adoro il teatro, ho fatto un po' di teatro, ho scritto delle cose per il teatro e mi ritrovo moltissimo perché non si fa sul palcoscenico il teatro a meno che tu non sia professionista, lo fai, ma nella vita noi siamo tutti dei grandi teatranti, qualcuno più bravo, qualcuno meno e per questo non intendo ipocrita. A proposito della parola ipocrita, che pure è un'altra parola interessantissima da rivalutare.
Iupocrites in greco era l'attore, quello che metteva le maschere e interpretava i personaggi, non significava falso. Oggi ipocrita significa falso, incoerente, persona di cui diffidare. Io credo di essere, ma io forse in qualche vita precedente, perché quello Iupocrites ad Atene, che ne so, e mi è rimasta un po' dentro questa voce cantante. E sì, mi piace dare voce alle mie cose e non amo però dire che io recito le mie poesie, perché io le mie poesie, io dico le mie poesie, io le parlo, io le dico. Ecco. È vero, posso confermare. Stavo riflettendo mentre questa sarà la prima intervista in cui l'intervistatrice riflette alle affermazioni dell'autore. È vero, è vero. Non è esatto dire che le reciti, le esprimi, le dici al momento. Io do la voce alle poesie, se vuoi te ne dico una. Vai, assolutamente sì. Non vai. Saprei se la vuoi da 123 o da qualche altra parte. Come vuoi, so. Sei qui, siamo in uno spazio in cui facciamo ciò che sentiamo. Possiamo, ma che ne so, adesso te ne dico, vabbè, prima di tutto io giustifico la mia esistenza e questa che non è in 123, ma questa è la mia, il mio grido di battaglia, la mia copertina, chiamala così. Io racconto storie, tu dici tu esci, tu fai, io racconto storie. Rubo a casaccio stracci di memorie e poi le allaccio in nodi stretti stretti. Tiro fuori vecchie foto dai cassetti, le guardo e mi rigiro tra le mani sempre il mio ieri. Non c'è mai domani. Io raccolgo scorie, brandelli di emozioni un poco spuri e banali, come testi di canzoni che durano un'estate, presto finite e mai dimenticate, stagioni andate. Riciclo i sogni miei e di quanti dietro ai ricordi nascondono i rimpianti. Accordi dissonanti, trasparenti come fantasmi, non vedi, ma li senti, e anche gli orgasmi li soffochi tra i denti. Metti un bavaglio al cuore e poi ti penti se il grido dell'amore non lo senti. Racconto storie io, se sono false o vere, lo sa Dio, per me è ormai quasi un mestiere. Io fondo quel che è tuo con ciò che è mio e butto nel calderone maschere d'occasione. Paura, distrazione, noia, disperazione, problemi che non hanno soluzione, mescolo tutto e bevo la magica pozione. Raccolgo storie io, salvandone qualcuna dall'oblio, qualche ritaglio da mettere in cornice. Anche uno sbaglio, se lo sai ascoltare, dice. Ed io sono qui. Già pronta a rimediare, a medicare con le mie parole, a scegliere magari un bel finale. Certo il passato non lo so cambiare, non ho la forza di modificare. Mi manca anche il coraggio per osare. Riesco a malapena a respirare, ho smesso già da tempo di pensare. Solo una cosa sono brava a fare, raccogliere le storie e raccontare, non mi fermare. Io parlo, non recito. Assolutamente. Te l'avrei detto nello stesso modo. Non so chi sono. Grazie. Io racconto storie, ma tu sei una poeta, sei una scrittrice. Tu lo dici, io racconto storie. 123. Ecco, sì, dai, torniamo a 123. È un flusso, dicevamo prima, ma non un flusso, come dire, esperienziale. È un flusso di racconti. Infatti c'è, avendo letto 123, c'è un percorso. Si affrontano tante tematiche. L'amore, i gatti, la sofferenza, l'affetto filiale, le donne, la violenza, la guerra, tantissime cose. Che percorso hai seguito in 123? Cosa volevi, quale percorso volevi seguire? 123 si apre con una cosa che si intitola Andremo in fondo, ed è una dichiarazione di intenti, ed è la cosa che ti volevo leggere. Ed è un invito, invito al lettore, a chiunque si trovi questo libro tra le mani, a fidarsi di me e a venire con me. Io semplicemente apro delle stanze, che sono le stanze della vita di tutti noi,
E in queste essenze ci trovi tutto quello che ci trovi. Qualcosa di dimenticato, qualcosa da dimenticare, qualcosa da recuperare, qualcosa da rivalutare, qualcosa da capire, qualcosa da lasciare andare, qualcosa da gridare forte, qualcosa contro la quale ribellarsi, qualcosa da conservare, qualcosa da difendere, qualcosa da chiamare con il suo nome e qualcosa da ricordare e da dimenticare. Quindi è venuto così, così è come la sequenza dei Fibonacci, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, eccetera. È così, bisogna procedere così, fidarsi, lasciarsi andare e venire un po' appresso a me. Poi alla fine c'è il capolinea, perché l'ultima cosa si chiama capolinea, signori, si scende, e io ringrazio chi è venuto con me in questo viaggio, scomodissimo, sul predellino dell'esistenza, e che però ci ricorda quanto è bello vivere, perché tutto quello che si prova, e si prova e si vive veramente, dà il senso al nostro essere qui, che nessuno può rispondere a questa domanda, perché siamo qui. Ognuno si trova la sua risposta, ecco, nella religione, piuttosto che nella dipendenza, piuttosto che nell'arrivismo, nella sete di potere, nei soldi, piuttosto che nella sopraffazione, piuttosto che nella cura. E, ecco, questo vuole essere, 123 vuole essere, non vuole, spera di essere un compagno di viaggio e di curare, di asciugare qualche lacrima e di dire anche piangi, perché piangere fa bene, ci vuole. Facciamole scendere le lacrime sono importanti. Ok. E dici qualcosa? Andremo in fondo. Intreccia le tue dita con le mie. Che tu abbia un anno o 100, non importa. Noi apriremo insieme tutte le finestre ed ogni porta. Intreccia la tua anima alla mia. E sarà bello perdersi e trovarsi. E sarà tutto un fondersi, mischiarsi. E sarà riconoscersi, fidarsi. Intreccia i tuoi pensieri con i miei. Che siano grevi o lievi, sono i nostri. Li nutriremo di dubbi e incertezze, di sogni ingenui e di disillusioni, di lacrime pesanti e di carezze. E intreccia i passi con i passi miei. Per quanto lunga o breve sia la strada, indosseremo solo scarpe comode, accorderemo i nostri respiri e andremo in fondo, vada come vada. Beh, lei lo sa, sono un tuo fan, si può dire, nel senso che io ti ho fatto una confidenza, che ho detto la poesia l'ho scoperta tardi e tu mi hai fatto una riflessione che anche questa mi ha fatto pensare, ho detto ma forse bisogna avere un'esperienza di vita per cogliere fino in fondo la forza della poesia, però è anche vero che i più giovani ultimamente mostrano una particolare attenzione nei confronti della poesia, perché i maggiori lettori di libri, di raccolte, di poesie sono proprio i giovani. Io mi chiedo molto, si sente dire, no, in campo editoriale ci sono tante pubblicazioni di raccolte, ma in fondo non sono lette, ma non è assolutamente vero. Non riesco a capire questa valutazione superficiale, anche se viene da fonti, diciamo, nobili. Io vedo che, come dicevo, i giovani invece sono aperti, quindi tornando alla domanda, la si comprende con una maggiore esperienza di vita, però i giovani hanno voglia di poesia. Tu come te lo spieghi? I giovani hanno voglia di poesia perché gli abbiamo tolto tutto e gli rimane la poesia. Quando non c'è più niente, gli resta la poesia. Cioè, facci caso, a meno che non ci siano... Tutti nella vita scrivono poesie, molte persone, quasi tutti, il che non significa che tutti sono poeti. Scrivono poesie perché si sente l'esigenza di contenere in qualche maniera o di esprimere dei sentimenti incontenibili. E in genere chi si mette a scrive poesie d'amore, perché quando sei innamorato, veramente perdutamente innamorato, scrivi le poesie alla tua amata, al tuo amato, eccetera. Poi finisce là, poi smetti. Anche molti scrittori all'inizio hanno scritto poesie e poi hanno abbandonato la poesia, forse perché scrivere romanzi è più lucroso.
lucrativo, come si dice? Scusa, in questo momento, perché sono parole brutte, io non le conosco. Sì, è vero, ci sono alcune parole che uno a volte le esprimi in modo corretto, però poi ti viene il dubbio, no, ma l'ho detta a me. Sì, lucroso, brutte, forse. Quindi lucroso, lucrativo, insomma, porta soldi. La poesia non porta soldi, cominciamo a partire da questo. E giovani, ai giovani non gliene frega ancora dei soldi, perciò amano la poesia. I giovani vogliono emozione, vogliono bellezza, vogliono una speranza, vogliono un sogno. E la poesia li aiuta. Infatti, perché adesso va tutta questa musica, che non è musica, ma è fatta di testi? Tutti questi rap, trap, eccetera, sì, mettono in rima, seguono un metro, seguono, non lo sanno, ma loro usano tantissime figure che sono figure poetiche. Tantissime applicano le regole della poesia classica, ti ho detto il metro, la strofa, il numero di sillabe all'interno del verso, e poi la rima, e poi le metafore, poi le similitudini, poi tantissime figure poetiche, loro malgrado. Gli unici che riescono ad usare le figure poetiche loro malgrado sono i poeti. I ragazzi sono poeti. Forse per questo vogliono leggere poesie. Solo che non gliele fanno leggere, perché a scuola gliene danno di sempre meno, sempre quelle più classiche, meno di non inciampare in insegnanti particolarmente illuminati. E all'esterno non conviene che venga promossa dal punto di vista editoriale la poesia, perché sennò sottrae pubblico all'idiozia, perché la poesia è fatta per gli esseri pensanti, ti costringe, anche se non vuoi, perché ti arriva come uno schiaffo in faccia o come una carezza, quindi sta talmente male, talmente bene, che poi la cerchi ancora. Quello che hai detto, guarda, l'ho vissuto ieri sera, tanto oramai siamo come stessimo a casa nostra a raccontarci delle cose, è perfettamente corrispondente a quello che tu hai detto. Ieri sera io ho assistito a un canto, non canto, un rap dal titolo Odissea, che era eseguito e costruito come tu hai raccontato, erano dei ragazzi di un liceo, quindi ti confermo in diretta che effettivamente è così. Per oggi interrompiamo, ma questo incontro con Maria Cristina Orga non finisce qui. E vorrei però che concludessi con una poesia di 123. Scegli tu. No, dimmi tu quale vuoi che ti legga. Guarda, ti dico subito, sì, se io ce le ho, perché ho messo le orecchiette che non si fanno. Allora, pagina 100, in punta di coltello, mi ha colpito tanto. Dimmi perché ti ha colpito. Non svegliamo troppo, adesso sei tu la protagonista. Ma no, voglio sapere perché. Assolutamente. Di pieni e vuoti intaglio la realtà, lavoro fino in punta di coltello. È burro il tempo e mi si scioglie in mano. Trattengo il fiato, lo maneggio piano, ne faccio un guento per l'anima riassa, ne faccio guanto. Che poi che piglio a carezza lento la lacrima che non rotola giù, rimane in bilico, perla tra le ciglia, riluce un attimo nel raggio del tramonto, poi scolora e non lascia traccia, cedendo il testimone a un solido sorriso, maschera sulla faccia che cela agli occhi il mio vero viso. Grazie, ti rispondo, perché hai descritto in modo preciso un'emozione che io vivo molto spesso, e quindi appena l'ho letta, l'ho riletta, l'ho orecchiata, non si può dire, ma usiamo questo si termine, può dire, sì. e questo è il motivo. E si può dire, e guarda che ci lasciamo nel silenzio, gocciola sul mare la luna, un pianto antico. Nel manto di velluto della notte mi rintano e lascio che il tempo intanto scorra accanto. Grazie, Maria Cristina Orga. Grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci seguiranno. Grazie, siete poesia, non ve lo dimenticate. Siate poesia, orgogliosamente poesia.